Quello di ieri sta qui. Le notizie del TG Ora. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito la confisca di beni per 80 milioni di euro a 4 imprenditori ritenuti coinvolti in traffici gestiti dalla camorra napoletana. 3 imprenditori erano stati arrestati dai militari nel gennaio 2014 nell'ambito dell'indagine Margherita, meglio nota come Pizza Ciro, che portò all'arresto di 20 persone e sequestri di locali nel centro della capitale. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che 3 fratelli imprenditori sarebbero stati stabili di riciclatori per conto della camorra napoletana al servizio in particolare del clan Contini. Le indagini dirette dalla DDA di Roma e condotte dai carabinieri del nucleo investigativo hanno dimostrato che il loro impero economico, diventati proprietari di fatto di una holding di società attive nella gestione di numerosissimi ristoranti e pizzeria nelle principali vie del centro storico della capitale, con un volume d'affari sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, sarebbe stato gestito con modalità illecite mediante una rete di società intestate a prestanome finalizzate al reimpiego e all'occultamento di ingenti risorse economiche di provenienza illecita. I carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 indagati, di cui 6 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, tra cui l'ex sindaco e l'attuale responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Grazzanise in provincia di Caserta e alcuni imprenditori casertani. I destinatari dell'ordinanza sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, turbata libertà degli incanti, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, intestazione fittizia di beni e reati in materia di armi, tutti con l'aggravante del metodo mafioso. In particolare le indagini hanno consentito tra l'altro di chiarire per gli anni 2008 e 2009 le infiltrazioni della criminalità organizzata nel comune di Grazzanise e i rapporti intrattenuti dall'allora primo cittadino con persone legate al clan dei Casalesi. Il nuovo agguato di camorra a Napoli, un uomo di 34 anni, Luca Ciotola, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua abitazione a Napoli, dove si trovava in regime di arresti domiciliari. Il 34enne è stato trovato senza vita nella sua casa in via Cupa vicinale Terracina, nel quartiere di Bagnoli. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. L'uomo era stato arrestato per rapina aggravata ai danni di 2 prostitute. Secondo quanto si è appreso, a casa di Ciotola alle 4:30 di questa mattina si sono presentate 2 persone che si sono qualificate come carabinieri e quando è stata aperta la porta dell'abitazione hanno sparato contro il 34enne diversi colpi di pistola calibro 9. E intanto oggi a Napoli vertice in prefettura sulla sicurezza e l'ordine pubblico con la partecipazione del ministro dell'interno Alfano, il ministro di giustizia Andrea Orlando, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, il ministro dell'istruzione Stefania Giannini e poi ancora il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberto e i vertici nazionali delle forze di polizia. E i carabinieri della compagnia Vomero di Napoli hanno arrestato nella notte Walter Mallo, ritenuto capo dell'omonimo gruppo camorristico emergente. Nei confronti di Mallo, il GIP del Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. Insieme a Mallo sono stati arrestati anche 2 giovani ritenuti suoi uomini di fiducia. I 3 sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso e di detenzione e porto illegale di armi, aggravate dall'aver agito per finalità mafiose. Il provvedimento di arresto è stato emesso con urgenza dal GIP per evitare che proseguisse lo scontro armato fra alcuni gruppi criminali di Napoli. Rapina sventata a un furgone portavalori grazie all'intervento commissariato di polizia di Giuliano, diretti dal primo dirigente Pasquale Trocino, che stanno effettuando rilievi del caso. Una banda armata, composta da almeno una decina di persone, avrebbe tentato di bloccare il furgone dell'agenzia di vigilanza per rapinare i soldi. I banditi hanno bloccato la strada incendiando un furgone. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapi News. Mercoledì 10 giugno, ok, stacchiamo.